intendendoci nel parallelo con la scuola media e la Divina Commedia, è un po' come se Alfredo fosse il Virgilio vostro che vi accompagna. E sapete che Virgilio, dentro la Divina Commedia, ha un ruolo fantastico. Così ne approfitto per dire, io ho scritto un libro che si chiama Dante Romano, ok? E perché era fighissimo Virgilio, ancora più di Dante? Perché tanto tanto Dante nella Divina Commedia si viene, perché non sa come uscirne. E chi gli toglie le castagne dal fuoco? Chi risolve il problema? Virgilio. Ma anche per Virgilio è la prima volta che fai giro dell'inferno, capisci? Per cui, e anche del purgatorio. Per cui Virgilio è quasi più figo di Dante. E in qualche modo Alfredo è un po' più figo di tutti gli altri, perché è quello che ha capito sulla propria pelle.